Marina Beccuti invece le chiede: quali sono i punti positivi che possono ancora emergere nel calcio? Quasi una domanda di speranza, insomma. Cara Marina, i punti di speranza, sono che peggio di così non si può andare. Seconda cosa, la passione che continua ad animarci e per 90 minuti la settimana ci fa pensare che veramente il calcio sia ancora uno sport. Non tutti la pensano così, abbiamo visto anche ieri che non tutti la pensano così, però noi dobbiamo veramente sperare nella passione e, visto l'andazzo, di trovare un giorno o l'altro dei dirigenti all'altezza. Insomma, uno dei tanti problemi del calcio e dello sport in generale è di avere una classe di dirigenti senza classe, a parte più o meno sempre i soliti, miracolati o scampati da vari scandali, con mandati che si perdono nella notte dei tempi, per cui, essendo sempre loro, la situazione si cristallizza. Hanno più ricambio gli ultra, e si vede. Invece un suo collega, Marco Bastonesi, della Gazzetta, le chiede: caro Beccantini, ce la faranno mai i tifosi del calcio a diventare pacifici e solidari come quelli del rugby? Che Bastonesi prima definisce, più che tifosi, dice più corretto chiamarli appassionati, sostenitori o semplicemente rugbisti. Dice: guardano, cantano, bevono, ma lo fanno tutti insieme senza distinzioni nette. Ecco, caro Marco, guarda, il problema è molto semplice. Il giorno in cui i tifosi del calcio diventeranno appassionati come quelli del rugby, sarà perché quelli del rugby sono diventati hooligan come quelli del calcio. Quindi ti auguro che ciò avvenga il più lontano possibile. Raffaele, diciamo, si unisce a quelli che individuano nel caso mediatico che si è creato attorno al fatto, all'omicidio di ieri di Gabriele Sandri, la responsabilità dei giornalisti. Ma si chiede, ma tutta questa campagna di disinformazione che lui ritiene sia stata fatta, per esempio sul caso Calciopoli, non è anche questa violenza? Allora, Raffaele, sulla responsabilità della mia categoria mi sono già espresso, sono d'accordissimo, non siamo stati al livello delle esigenze. Quanto alla disinformazione uguale violenza, della violenza e alla violenza della disinformazione ci può essere stata. Tu citi Calciopoli, immagino, perché sei come me juventino. Immagino anche che non la pensiamo allo stesso modo. Sicuramente non tutti hanno pagato quello che avrebbero dovuto pagare. Per me, altrettanto sicuramente, per me e ahimè, la Juventus era la principale responsabile, non l'unica, la principale. Si può discutere su quello che ha pagato, ma il solo nesso fra quello che è successo in Calciopoli e quello che succede nei nostri stadi mi fa pensare che la malattia del mio paese sia molto grave, anche perché non si capisce più chi sia il malato e chi il dottore. Ci chiede in maniera abbastanza cruda, però vediamo cosa Beccantini ci risponderà. Si chiede: perché non organizziamo, come fanno in altri paesi, un incontro all'aria aperta, così si possono ammazzare di botte senza coinvolgere nessuno? Sono un po' cruda. Sì, è una botta di originalità un po' trash, un po' horror, un po' noir. C'è sempre questa tendenza a essere originali, non dico di arrivare a chiamare Oceano un figlio, ma comunque c'è sempre questa voglia di voler stupire, quindi liberiamo una piazza e lasciamoli massacrare. Beh, insomma, capisco perché non si è firmato. Daniele B ci chiede: al di là della misura di chiudere gli stadi, non sarebbe anche il caso di sciogliere i gruppi ultra?
Ma per la verità i gruppi ultra avrebbero dovuto essere sciolti da un pezzo, carta canta, ma visto che ultra urla c'è sempre la possibilità che si sciolgono le pattuglie della polizia a volte. È una situazione veramente, ribadisco, quasi comica se non fosse tragica, perché dopo il 95 caso spagnolo il pezzo che scrissi quel lunedì avrei potuto pari pari replicarlo ieri in occasione della morte di Gabriele Sandri, e sono passati ben 12 anni se non sbaglio. E questo è il grande limite di questo grande non paese che è l'Italia, che noi ci ripetiamo sempre. L'attore Benna invece ci dice i tifosi della Roma hanno devastato Napoli con incendi ai treni e alle ambulanze, però ancora non hanno pagato. Perché si chiede a Roma la violenza non paga mai? Berna, perché a Roma la violenza? Innanzitutto tutti hanno degli scheletri nei loro armadi e nelle loro carrozze. Poi è chiaro che, come nella fattoria di Orwell, c'è qualche maialino più uguale degli altri. C'è chi magari aveva più accesso agli arbitri, chi magari qualche indulgenza più plenaria sul fronte dell'ordine pubblico. Alla fine i conti gioiosamente tornavano per tutti, sino al maggio 2006. Il maggio in cui il nostro matrimonio, caro Bern, è finito, ma sono sicuro che riprenderà presto. Ci scrive un lettore londinese, Domenico da Londra, e si chiede: è possibile applicare il modello inglese in Italia? Se ne parla da anni, ma in Italia non se ne fa nulla. Perché? È impossibile, diciamo subito al nostro amico londinese, perché? Perché sarebbe troppo facile. Allora, essendo troppo facile, l'italiano ha bisogno, soprattutto il politico, ha bisogno di ricavarci sopra almeno un piccolo seggio, un partitino, per cui diventa difficilissimo, perché poi ha bisogno di alleanze, di convergenze, per cui magari il carcere nello stadio, come per esempio Newcastle, va di moda per un certo gruppo di elettori, ma viene visto come il fumo negli occhi da un altro gruppo, per cui la ricerca di popolarità lo spinge a girare attorno per ritrovarsi felicemente al punto di partenza, col modello inglese in bocca. Claudio Mazzetti invece chiede: egregio signor Beccantini, come sempre quando succedono queste cose ci si mobilita, ma poi il succo è sempre lo stesso. Premetto che sono abbonato in curva maratona da 40 anni, ho già la vista di tutta Europa e si chiede perché di fronte, cioè ieri lui non avrebbe fatto giocare nessuna partita, perché di fronte alla morte siamo tutti uguali. Secondo lei cosa ne pensa di questo pensiero di Claudio Mazzetti? No, beh. Sul fatto che di fronte alla morte siamo tutti uguali ci mancherebbe pure, signor Claudio. Rispetto molto anche la sua idea di sospendere tutte le partite. Personalmente non sono d'accordo, perché almeno stavolta, sottolineo almeno, non ho visto nel calcio la voracità di giocare comunque per in nome del business, come viceversa avevo colto in altre situazioni. E comunque il caso Raciti con relativa sospensione non ci ha fatto fare passi troppo avanti. Il guaio è che dobbiamo ripeterci tutti, lei nel propormi la domanda, io nel darle la risposta. Non cambierà mai niente se non cambieranno le teste e non soltanto le facce di molti di noi. Soprattutto quelli a livello dirigenziale.